Come per tutto, arriva la fine. Harry Potter e i Doni della Morte, parte seconda, in 3D, chiude una saga iniziata 10 anni fa e diventata una delle più popolari e amate del mondo. Fiato sospeso per l'ultimo attesissimo episodio, nei cinema, dal 13 luglio per Warner Bros. Lo scontro definitivo tra il mago Harry e tu sai chi è alle porte. Hogwarts brucia, mentre le fazioni del bene e del male si fronteggiano. Riuscirà Voldemort a diventare il padrone del mondo? O colui che gli è sopravvissuto lo sconfiggerà? Questa ottava pellicola è un film di guerra e di sentimenti. I fan, che lo hanno visto in anteprima, hanno apprezzato particolarmente la battaglia di Hogwarts, che occupa un'ora della pellicola, definita epica e ricca di straordinari effetti speciali. In particolare ha scatenato molti applausi in platea il duello tra Mamma Weasley e Bellatrix Lestrange, ovvero Julia Lewis ed Helena Bonham Carter. Rivedremo in cameo due personaggi molto importanti, Sirius Black, ovvero Gary Oldman, ed Albus Silente, Michael Gambon. La pellicola, nonostante le sue 2 ore e 14 minuti di durata, è comunque la più breve dell'intera saga. Appuntamento immancabile, anche per salutare Harry, Hermione e Ron, ovvero Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Solo io posso vivere per l'eternità. Mi chiamo Julia Monnier. Questa è la mia prima fidanzatina e questo è il mio primo bacio. Per tutte le mie donne sono il gatto nero, lo specchio rotto, il venerdì 17. Ciao, come va? Vattene via, non mi toccare! È una reazione allergica alla tua saliva. Credo stia dicendo che tra voi è finita. Chi osa affrontare Harry Potter? Un piccolo film francese, per sfortuna che ci sei. Julien Monnier ha un serio problema. L'uomo è uno stimato psicologo familiare, ma non riesce a tenersi stretta una donna per più di 2 settimane, poiché tutte coloro che lo frequentano iniziano a subire strani incidenti. Julien porta sfortuna alle malcapitate con cui esce e la situazione si perpetuerà finché il giovane non troverà la sua anima gemella. Vi ricordiamo anche che il 15 luglio arrivano nelle sale Ken il guerriero, la leggenda del vero salvatore e Balkan Bazar. Questa giovane è ambiziosa, lavora con lei? No. Arrivederci la prossima settimana, naturalmente su Primissima.